Questo nuovo inserto è una rielaborazione sintetica della conferenza che ho tenuto al 28 di giugno alla Colombara di Val San Zibio. Era presente un pubblico di neofiti e perciò la conferenza è scandita in due tempi. Una prima parte in cui io do le informazioni base, diciamo, per intravedere, perché capire è un po' troppo, è impossibile, che cos'è un oroscopo, cosa si intende per astrologia tolemaica, dunque cosa ha compiuto Tolomeo di tanto importante, e presentare anche i vari tipi di oroscopo, l'oroscopo di nascita, l'oroscopo della rivoluzione solare e poi, quello in cui pure sono specialista, lo spostamento di luogo per quanto riguarda il momento del compleanno per avere un'altra, diciamo, possibilità di vivere l'anno della rivoluzione. Come vedete ci sono infatti tre schemi di oroscopi in prima immagine e c'è poi questo inserto invece schematico in cui vedete due ruote e dei numeri che sono il sistema delle case che toccheremo fra poco. Intanto io partirei, diciamo, in questa prima parte, poi nella seconda invece c'è una parte di previsione, perché ci troviamo proprio praticamente a metà dell'anno civile e dunque si parlerà dei transiti. Ho scelto Giove, Saturno e Plutone, spiegherò poi in perché, e educando lì ad un nuovo concetto che è quello del moto retrogrado dei pianeti. E diremo perciò qualche interpretazione del moto dei pianeti. Dunque direi di cominciare da termini base. Cosa vuol dire etimologicamente la parola oroscopo? E oroscopo, che è parola greca, è come dire orologio, solo che in orologio abbiamo uno strumento, un mezzo per che ci dice, legging, che ci dice l'ora, orologio, e mentre in oroscopo abbiamo scopeo, oroscopeo, che mi fa scoprire l'ora. Ora è chiaro che l'ora dell'orologio sappiamo è quella del tempo, mentre l'ora di quale momento si parla nell'oroscopo è l'ora di nascita. Infatti io posso vedere, e questo poi pian pianino lo capirete, magari puntando l'occhio proprio su quell'immagine del sistema delle case, che nel mio giorno di nascita il punto ascendente rappresenta l'alba, perciò il punto opposto è il tramonto, e che il giorno di nascita perciò sono 24 ore e il sole perciò per percorrere un segno impiega 2 ore. Pensate già quante conoscenze astronomiche e specifiche deve avere l'astrologo per poter fare questo scoprimento dell'ora e del mese, della stagione naturalmente, e del segno come niente. E se guardate l'oroscopo a sinistra, ovviamente poi potete risentire, guardare con calma il tutto, vedete che questo nato appunto ha il sole, dei gemelli ha il sole che è lontano sulle 3 ore dal punto discendente. Intanto è una nascita appunto notturna sotto l'orizzonte e a 3 ore dal punto del tramonto. E allora bisogna sapere ovviamente quando si tramonta in primavera o quando si tramonta in inverno e da lì fare appunto questi calcoli. Intanto sappiamo collocare la visione del sole che ci dice appunto in che mese, poi anche in che ora, perché questa seconda ruota verde, diciamo, che è la freccia verde che vedete, è proprio la ruota del personale orizzonte di nascita, ma riprenderemo il tutto poi ancora con più calma. Torniamo dunque alle così, comunicazioni fondamentali. La parola oroscopo. La parola oroscopo significa perciò che mi fa scoprire l'ora di nascita. Ma per far scoprire l'ora di nascita, ho capito, io devo avere già l'oroscopo tutto stilato.
perché dall'ora di nascita che io posso erigere, come si dice, la mappa natale. Allora si capisce l'etimologia e la storia della parola, che la parola ormai ha perso questo significato scientifico originario e che adesso, diciamo comunemente parlando, indica qualunque previsione che venga fatta. Ma allora voi capite che quando si fanno, e si fanno solo questo tipo di previsioni, quando si parla genericamente nei media, e beh, voi capite che non si parla assolutamente di voi. Questo è il punto. Perché per parlare di voi bisogna avere il vostro oroscopo personale e il sistema appunto delle case. E quindi adesso noi torniamo subito a presentare che cos'è un vero oroscopo, com'è strutturato. E questa è una cosa utile, penso, per tutti voi, perché bisogna, insomma, un po' avere queste informazioni di base per almeno sapere quale strumento viene suonato. Allora, noi vediamo nello schemino e anche poi individuiamo che l'oroscopo è formato da due ruote. Una che tutti conosciamo è la ruota dello zodiaco. La vedete anche nel piccolo immagine in alto a destra della prima figurazione, quella dove c'è la colombara, no? E vedete anche uno sguardo di geografia astronomica qui, no? Perché vedete la sfera celeste. D'accordo? E vedete che lo zodiaco è un cerchio massimo che ha per suo centro la Terra. Lo zodiaco che cos'è, scientificamente parlando? È appunto quella fascia che il Sole descrive nel suo moto apparente annuale. I pianeti, e per esempio il Sole, no? I pianeti che si trovano lungo questa fascia sono uguali per tutti al mondo sulla Terra. E appunto stavo dicendo prima, no? Quando si parla perciò che il Saturno è in Pesci, ma io do un'informazione generica che vale per tutti perché sto parlando di Saturno riferito allo zodiaco. E lì è come, dovete immaginare che i pianeti siano come inchiodati dentro in questo bellissimo cerchio. E voi siete quel puntolino uguale a tutti gli altri. La luna che è in cielo, che risplende in quel segno zodiacale per tutti, e però si riverbera nell'oroscopo di ciascuno in modo diverso. Vediamo perché. Perché appunto l'oroscopo, quello vero, quello scientifico, è fatto di una seconda ruota. E adesso la andiamo a presentare. È la ruota delle 12 case, case che hanno inizio dal punto ascendente, spiegheremo che cos'è, una ruota che, astronomicamente parlando, capiamo, rappresenta la rotazione invece della Terra, mentre la ruota esterna, quella dello zodiaco, è la rotazione del Sole nel suo percorso annuale. Quindi diciamo proiezioni in piano che vedete nel disegnino, appunto, che non è la mappa, che non sono mappe, no? Il secondo partendo da sinistra, vedete che c'è un tempo annuale che è la ruota esterna, quello dello zodiaco, e un tempo giornaliero che è quello della ruota interna. Giornaliero perché? Perché qui si sta parlando del vostro giorno di nascita. E vi faccio già intravedere che dunque l'oroscopo è, e il punto ascendente che arriveremo a spiegare questo punto difficilissimo, il punto ascendente è il punto di incontro, di contatto della vostra realtà personale con la realtà uguale per tutti dello zodiaco, del percorso solare. E allora veniamo dire esattamente che cos'è l'ascendente. Definizione: è il punto di incontro
a est della sfera celeste, perché la sfera celeste, come ben sapete, ha un polo nord e un polo sud. Lo si vede anche nel disegnino in alto a destra. Quindi un est e un ovest. Allora il punto di incontro ad est dell'eclittica, cioè nella zona orientale, no? Del piano del Sole, che è l'eclittica, con quale piano? Del mio personale piano terrestre di nascita. Più chiaramente ancora, forse, del mio piano dell'orizzonte, del luogo dove sono nato, con la sua longitudine, latitudine. Ok? Perciò con i termini di ora e piano dell'orizzonte di nascita, quindi quando dico del piano terrestre del mio orizzonte di nascita, del piano del mio orizzonte di nascita personale. Ecco, il punto di incontro fra questi due piani determina il piano ascendente. È il punto di contatto, perciò, fra la terra e il cielo, la mia terra personale, il mio orizzonte di nascita, è il cielo che è lo zodiaco, il percorso fatto dal sole lungo lo zodiaco. Ok? A questo punto l'ascendente crea una situazione in cui quel pianeta, che allora adesso lo chiamiamo in posizione celeste, cioè nel cielo, si trovava, mettiamo in pesci, per me sarà in un settore particolare del mio sistema delle case. D'accordo? E allora ecco che diventa mio personale. Quella è la seconda collocazione del pianeta che è in posizione, allora diventa, no? In posizione terrestre. Quindi il pianeta ha due significati, uno celeste che è uguale per tutti e uno terrestre che è all'interno delle case speciali di ciascun oroscopo. E allora di nuovo, quello che vi viene detto come previsione e che faremo anche noi. Saturno in pesci, io dico una cosa generica, non parlo del tuo Saturno nella tua mappa natale, e lì saranno altre scoperte che avremo da dire, da fare, da raccontare. Parlo genericamente dicendo pesci e facendo protagonista come facciamo appunto nella previsione qui, nella seconda parte, parlando di chi ha il sole in pesci. Perché quando dico Saturno in pesci è quel segno che è caratterizzato dal fatto di avere il sole. Saturno è in sole, diventa protagonista, poi da lì partiamo per dire Saturno è nel segno dei pesci. Protagonista, allora si dice, dell'anno è quello nato in pesci perché ogni 30 anni vede il ritorno, la presenza di Saturno nel suo segno. Sono cose, mi rendo conto, difficili, però è giusto, io penso, non, diciamo, lasciare il pubblico senza queste informazioni fondamentali, anche per contrastare quella superficialissima e piena di preconcetti visione dell'astrologia. Qui noi stiamo facendo, come vediamo, la presentazione dell'oroscopo nella sua struttura scientifica. Questo è il concetto, non è una affabulazione di immaginazioni, ma è un dato astronomico e si parla di piani, si parla di punti di incontro, di intersezioni e si parla dunque anche e si risponde al tema: ma quando è che sono nati, è nato questo congegno straordinario? Si sono potuti erigere gli oroscopi che tuttora noi appunto facciamo? Ecco, adesso arriva la parte interessante, diciamo, della figura di Tolomeo. Intanto, diciamo, come premessa, si può cominciare a fare un oroscopo solo quando si conoscono tutti i moti dei pianeti a mena dito, perché l'unico strumento che ha a disposizione l'astrologo, l'unica cosa che sa l'astrologo è il moto dei pianeti.
Lui assolutamente non sa che cosa succede nella realtà, quindi già rispondiamo al tema la previsione in astrologia. La previsione in astrologia è la interpretazione, è una interpretazione dei moti planetari. E dunque è lì, è l'interprete che conta. Allora, come in musica abbiamo lo spartito e le note sono lì uguali per tutti, d'accordo? Che cosa fa l'astrologo? La funzione dell'interprete. E avere un interprete colto, un interprete che sa anche l'uso della parola, ovviamente, perché la parola è un distinguere. È diverso. Ma poi avere poi, come sono io, un astrologo tolemaico e sapere chi è Tolomeo, per esempio, questa è già cultura, no? È avere magari come ho io un grande apprezzamento di questo tipo di lettura dell'uomo, di proposta di lettura dell'uomo che è l'oroscopo. È una visione, come si nota, cosmologica, non psicologica. La psiche è all'interno di un discorso che fa l'astrologia, una parte della possibilità di interpretazione dei pianeti con i loro vari aspetti. Da spicere latino, rapporti angolari, no? Quelli che fanno la qualità di un oroscopo, l'eccellenza, diciamo, di indagine, di possibilità di interpretazione. Quindi il discorso è un discorso di cultura, ma anche diventa di apprezzamento di un mezzo per spiegare non solo l'uomo nella sua struttura, ma il suo divenire, perché lì il punto. In questo senso sì, no? E arriviamo anche subito adesso per dirvi come intendo io la mappa natale, ma penso anche qualunque persona dotata di raziocinio. E cioè che la mappa natale non è per niente, come mi pare che invece venga trasmesso comunemente, tutto il vostro destino, ma è solo quella parte molto importante, ovviamente, predeterminata dalle stelle di nascita. Infatti, cosa abbiamo fatto noi? Una istantanea del momento di nascita e abbiamo fotografato i pianeti nelle due ruote, cioè sia nella loro posizione celeste, lungo i segni, e ovviamente sia nella loro posizione terrestre, nel sistema delle case, perché i pianeti, abbiamo capito, hanno queste due valenze importantissime. Allora, ho questa visione che mi rende completamente autonomo e mi vede proiettato nel progetto avanti del destino, perché così si muovono i pianeti, continuamente, disegnando sulla mappa natale. Un percorso obbligato perché la mappa natale la consideriamo come è un'istantanea fissa, inamovibile, che resta sempre quella, perché è stata quella di quel momento. Quindi il tempo che impiegherà un pianeta a raggiungere l'ascendente, io lo so in anticipo, i movimenti di Urano, io li conosco già, ma non è mica tutto il mio destino. Infatti poi arriveremo alla rivoluzione solare subito dopo. A queste ultime osservazioni, però volevo sottolineare già l'informazione molto interessante che si può avere conoscendo quella che diciamo è ormai stata tracciata dal momento della nascita, evoluzione per quanto riguarda quel tipo di dotazione che ho avuto delle stelle di nascita che sono posizionate in quel tal mio sistema personale delle case, cioè nel mio oroscopo. Bene? A questo punto, ecco, andiamo avanti. La mappa natale dunque è questo. Io amo l'astrologia per la visione filosofica che dà del mondo. Mi piace proprio pensare a questa elaborazione greca, perché Tolomeo è in età ellenistica, no? Secondo secolo d.C. È caratteristico, diciamo, l'impronta,
greca, in questa astrazione, in questa invenzione, in questo ordine, in questa logica, in questo inserimento della sfera celeste e di questo tratto che è il tratto distintivo. Se volessimo fare una rapidissima, in 2 minuti, non so quanto, per dire un niente, di storia dell'astronomia. Gli egiziani non hanno mica loro scoperto, cioè individuato lo zodiaco. Agli egiziani interessava una stella in particolare solamente, la stella Sirio. Quando Sirio saliva all'orizzonte, il Nilo cominciava la sua inondazione. E perciò, già che per gli egiziani il Nilo è il mondo, non erano stimolati a nessuna ulteriore importante ricerca o interrogazione del cielo. Capite? Mentre i babilonesi, diversissima situazione appunto orografica, fra il Tigre, l'Eufrate e l'incertezza di questi fiumi, gli strati di Pamir, si sono rivolti al cielo. Lo Zigurat, l'esplorazione, a loro dobbiamo. Ci sono conservate tavolette cuneiformi con tutte le interrogazioni, i moti planetari e gli secoli di avvistamenti. E quanto tempo è durato il distinguere la Venere del mattino e la Venere della sera. Quindi è tutto questo patrimonio scientifico per addivenire alla individuazione, poi la più importante di direzione, quella del moto del Sole, cioè lo zodiaco. Allora noi capiamo che i grandi scienziati, esploratori del cielo, sono stati i babilonesi. E che cosa hanno aggiunto i greci a tutto questo patrimonio? I greci si sono impossessati di questo enorme lavoro fatto dai babilonesi, di queste enormi conoscenze, e hanno messo quello che mettono in tutto, che si sono distinti e si distinguono da tutti. Infatti, non li abbiamo ancora superati in intelligenza o immaginazione insieme, no? Ed hanno appunto inserito il tutto. Queste ricerche concrete, no? Degli scienziati, degli avvistatori del cielo, no? In un contesto di ordine logico, questa è la grecità. E dunque il cosmo, questa bellissima parola che non per niente vuol dire sia mondo e sia bellezza. E la bellezza è data dall'ordine, e l'ordine è fondato sulla gerarchia. E qui ci sarà magari un'altra lezione per far vedere appunto tutte le gerarchie della teoria dei domicili di Tolomeo, eccetera, eccetera. Il concetto dunque è anche che io apprezzo la visione tolemaica e l'astrologia tout court per il contributo e il sostegno che lei dà all'uomo. È una scienza questa, mista appunto a filosofia. Ed è questo il suo bello che aiuta l'uomo, che mi fa capire, che mi dà delle informazioni. Una, sicura, l'astrologo sa i tempi dei pianeti e mi avvisa quando ci sarà quel transito, positivo o negativo che sia, anche se io non sono assolutamente manichea, no? Il tipo di transito, se sarà facile, agevole o vorrà più sforzo, diciamo così. O attenzione, né più né meno, diciamo, tanto per fare un esempio a tutti accessibile, della segnaletica stradale. Io so prima, o mi studio una mappa nel mio viaggio, e so prima dove sono le curve pericolose, o il distributore di benzina, o quel che volete. Cioè io ho un'informazione che mi prepara, e d'altra parte mi lascia completamente libero di fare quel che voglio. E se c'è un'indicazione di curva pericolosa, io posso anche non attenermi a stare ai 30 gradi, ovviamente. Vedi tu, io ho fatto il mio dovere, io sono lì già per aiutarti comunque. La segnalazione c'è, e questo appunto i babilonesi avevano molto capito come il cielo non faceva che segnalare, che parlarti.
allora la validità dunque già di un oroscopo, la visione che è sottesa a un oroscopo, spero di averla sufficientemente così lumeggiata. Veniamo a ulteriori perciò analisi della situazione. Se dunque, come dico, la mappa natale non è per niente tutto il mio destino, è chiaro che si capisce il senso della rivoluzione solare, che c'è sempre stata, ovviamente. E cioè che ti faccio a questo punto invece una istantanea del momento del tuo compleanno. Il compleanno astronomico si intende. Infatti si chiama rivoluzione solare, termine difficilissimo perché è tecnico. Anche qui nozioni astronomiche. Rivoluzione è nel linguaggio dell'astronomia il giro completo dell'orbita che fa un pianeta. In questo caso del Sole, ma non il Sole generico, il tuo personale Sole di nascita. Qui nell'esempio, che è una gemellina di Modena, il compleanno avviene quando il suo Sole, che è a quel grado, minuto, secondo dei gemelli, ritorna a quel grado, minuto, gemelli, il che non è detto che sia questo ritorno, no, del Sole su se stesso, chiamiamolo, né nello stesso giorno e tantomeno nella stessa ora di nascita. Ok? Perché il Sole, come gli altri pianeti, non hanno per niente un passo rigido e regolare. Fisso, diciamo, no? E dunque la rivoluzione solare mi dà il divenire, invece, come notate, no? Mi dà il divenire. Mentre è fissa e ineliminabile ormai quella istantanea del momento di nascita, è invece mobile e sulla quale possiamo intervenire. Oroscopo della rivoluzione solare. Infatti, vedete, è l'ultimo a destra, c'è un'altra mappa che è il correttivo della rivoluzione solare se io sto nel luogo in cui sono nata, per esempio, come in questo nostro esempio, la gemellina di Modena. Stando a Modena, quest'anno, la nostra gemellina avrebbe un sacco di pianeti, notava a casa, e siccome lei è un po' informata di quello che è l'astrologia del sistema delle case, e dice, oh, santa pace, è una casa un po' impegnativa perché è legata alle trasformazioni profonde, all'eredità, agli interventi chirurgici. Le case di per sé stesse sono polisemantiche, cioè vogliono dire più cose dal materiale allo spirituale. E già che l'astrologia era utilizzata fino a che la medicina non divenne scienza, proprio come uno strumento fondamentale per quanto riguarda la salute, e non per niente i grandi medici non erano anche che grandi astrologi. E a questo punto permettetemi di fare la pubblicità al mio libro sul Salone di Padova, o meglio sul ciclo di affreschi più grande del Medioevo, perché questa è la sala più grande che abbiamo, 80 metri quasi per 30. In cui abbiamo il ciclo di affreschi ad argomento astrologico più vasto del Medioevo, ovviamente 333 riquadri che illustrano appunto tutte le attività nei 12 segni e il cui allestimento è stato quello di Pietro d'Abano che ha lasciato Parigi ed è ritornato in patria proprio per contribuire alla grande, diciamo, splendore, al grande splendore che il libro comune aveva raggiunto all'inizio del 300, quindi il Salone con la sua sopraelevazione e con questo ciclo di affreschi che non era altro che la collettiva festa del volgo appunto analfabeta e quindi cose semplici e quindi qui vi anticipo subito che le cose che sentite appunto di Giotto eccetera sono semplicemente dette per l'incapacità di parlare di questo patrimonio del Medioevo, che è il ciclo di affreschi allestito da Pietro d'Abano, che invece è la testimonianza dell'arrivo della scienza a Padova, la scienza di Tolomeo, giustamente l'unico grande fondatore dell'astrologia.
Ancora allora direi di completare l'importanza di Tolomeo e chiudere poi definitivamente dicendo che cosa? La rivoluzione che Tolomeo ha fatto. Dal punto di vista astronomico, lui ha risolto un grossissimo problema, e cioè già da 3 secoli si sapeva, si conosceva lo sbilanciamento che la precessione degli equinozi scoperta da Iparco, appunto, 3 secoli prima di Tolomeo, aveva fatto, perché ormai per la precessione degli equinozi le costellazioni reali su cui si fondavano le direzioni e i calcoli appunto dei pianeti non corrispondevano più alla realtà. E allora Tolomeo fa finalmente questa riforma dello zodiaco come suo inizio, decidendo che nascevano d'ora in avanti dei segni di 30 gradi ciascuno. È la fine della parola costellazione reale. Il calcolo delle costellazioni non va fatto sulla sfera celeste, come tantissimi secoli prima si era fatto, perché non funziona questo punto di riferimento. Lo facciamo, dice Galileo, invece proprio sull'eclittica. Il punto gamma, cioè la nascita della primavera, l'esplosione della primavera, sarà quando l'equatore celeste, vedete tutte informazioni di geografia astronomica, interseca l'eclittica. Là sarà la primavera, là si chiamerà Ariete, allora il primo segno di 30 gradi e in successione tutti gli altri. Che cosa farà riflettere chi ha le antennine? Fa riflettere che dunque i segni dello zodiaco sono computati sull'eclittica, ma dire eclittica vuol dire il sole. Dunque, l'astrologia che Tolomeo fa, il suo punto di riferimento è eliocentrico. Quindi le contestazioni dell'astrologia sono proprio fatte senza nessun fondamento. E diciamo veramente scientifico. Voglio dirvi che se è vero che Galileo con la sua lentina gli è bastato alzare questo cannocchiale che era già stato scoperto prima di lui, invece che puntarlo all'orizzonte alla ricerca della nave che arriva o del nemico che si profila, lui l'ha semplicemente alzato verso il cielo e in quel momento Aristotele è crollato. La visione, come si chiama, aristotelico-tolemaica prima di Galileo, vede il crollo di Aristotele perché questi pianeti non erano per niente lisci e perfetti naviganti nell'etere. Ma l'astrologia non è per niente crollata, perché, come stiamo capendo, la scansione fatta da Tolomeo, dallo scienziato Tolomeo, è una scansione che non tiene più conto delle costellazioni reali. Perciò spero che anche chi pensa di saperne qualche cosa mediti su tanti preconcetti e cose che si dicono. E non per niente Galileo, se vogliamo allora dirla tutta, faceva l'oroscopo non tanto come semplicemente si dice per arrotondare lo stipendio e cose del genere, banalità del genere, importanti pure, ma lo faceva anche a sé, questo è importante. Alla Biblioteca Laurenziana di Firenze è conservato anche le correzioni, lo studio che lui fa sulla sua mappa e alle figlie, eccetera. E quindi vi do con questo ulteriori elementi di riflessione. L'importante è che individuate tutte queste cose. Sappiate, in conclusione, che nel Tetrabibos di Tolomeo, cioè la sua opera sulla previsione astrologica, fatta però a un club di gente già molto navigata in astrologia, lui alla fine che cosa sostiene? Anche una cosa bellissima da farvi sapere, che lui non sa spiegare perché funzioni la previsione, ma vede che succede, che accade. Ma quale onestà, no? Come si dovrebbe sempre avere. Se non capisci una cosa, non forzarla, non dire neanche nessuna asserzione in senso opposto. Che è poi anche appunto la mia considerazione.
e anche nella pratica astrologica. Io non, e questa corrispondenza, poi figuratevi quando l'astrologo è di fronte a una rivoluzione solare, cioè ad un responso che lui dà, ad una interpretazione che lui dà, che all'interno dell'anno può essere sbugiardata come niente. È lì che si prova la validità dell'astrologia, proprio nella bontà di indicazioni che può dare e che può confermare la rivoluzione solare. Attenendosi comunque sempre a questo, non c'è spiegazione. E se già non la sapeva dare Tolomeo, ma il fatto che non ci sia la spiegazione non è che turbi la bontà dell'interpretazione. Questo è il punto. Non sappiamo dire come, ma succede. Io potrei avanzare un'idea, ma è un respiro del cosmo, no? E quindi ci segnala una corrispondenza. Ma questo lasciamo perdere. Veniamo all'ultimo punto di presentazione di questa parte, diciamo, generale, che è la correzione, perciò l'intervento sul mio destino. Non voglio stare a Modena perché lì a Modena ho un accumulo di pianeti in un settore che anche non mi va. Perché anche questo potreste dire, non occorre avere problemi particolari. Mettete che voi volete che vi si pubblichi un libro e avete un sole in dodicesima casa o in sesta o in quinta, che è la casa dei figli o la nonna, i viaggi, e dire ma cosa ci sto a fare? Voglio che il sole vada in un settore che si occupi di editoria, per esempio, no? Che è la terza casa, capite? E comunque risentirete un po' le cose, se no sono infinita. Allora, il tema finale è la rivoluzione solare. C'è anche una componente, vi dirò, ancora più seria, che fa dire alla mia assistita che non vuole sprecare tutto questo ben di Dio di pianeti nell'ottava casa. Il fatto che per caso quest'anno lei è nell'anno metonico. Se voi guardate bene, succede che anche la Luna, non solo il Sole, sia in Gemelli. Quando i due luminari si trovano nello stesso segno, si ha nella rivoluzione solare l'anno metonico. Da Metone, un astronomo del V secolo a.C., che per l'appunto ha scoperto questa ciclicità. E quindi cosa vuol dire? Che tutti e due i luminari sono interessati e non è che si scindano come succede negli altri anni, la Luna in un segno, il Sole in un altro segno, insomma, e si può giostrarsi. Qui c'è una intensità, un accumulo perciò molto importante. E allora che cosa le si dice? Bene, c'è anche questa cosa qui in più, è vero, intanto allora usciamo dall'ottava casa, andiamo in una casa di esplorazione, di apertura di orizzonti, di slargo, eccetera, che è la nona, che è proprio la successiva. E allora noi dobbiamo semplicemente spostare l'ascendente, che è come un basculante, appunto, no? Questo ascendente, e retrocede se andiamo a occidente, perché là, rispetto a Modena, il sole non è ancora alzato, perché l'ascendente è il punto di ascesa del sole sull'orizzonte. Si chiama ascendente per questo. Faceva l'alba, infatti vedete nello schemino c'è scritto alba vicino ascendente, appunto per quel grado è segno dello zodiaco. Spostiamo, retrocediamo l'ascendente fino a che porti tutto in ottava. La grande congiunzione Sole Luna sia in, scusate, dall'ottava, sposti tutto dall'ottava in nona casa. Ebbene, questo lo raggiungiamo andando in Spagna, nella bellissima Alicante. Ecco, e quindi voi vedete che potete intervenire sul vostro destino, sul modo di viverlo. Bene, detto questo, direi di fare una piccola pausa e poi passiamo alla seconda manche.